Massacro. La sfida massacro richiede di sostenere gli alti e i bassi del combattimento. Le macchine entreranno nell'arena a ondate. Devi prepararti e pianificare. Oh. Solo allora potrai sconfiggerle senza essere schiacciato. Beh, aspetta, dipende. Terrò il tempo quando ti calerai con la corda. Ci vorrà un attimo per attirare le macchine dal passo nell'arena. Poi potrai calarti. Dipende che cacchio, a parte che cosa mi butti dentro l'arena. Perché se è un divoratuono, faccio fatica a credere che un divoratuono riesca a stare qua dentro, però. Metti caso. Ah boh. Non capisco cosa mi stai dicendo. Cioè arrivano ondate quelle? Cioè la mia preparazione quale dovrebbe essere? Raggiungi la prossima area. Ma allora qua che questa me la prendo. Da qua. Ah, devo fare... Cioè, i 3 minuti e 30 devo andare io veloce. Cioè, cosa mi preparo le ondate che fanno da soli? Ecco, tipo quelli lì però potrebbe essere un problema. A meno che tipo non li butto qua sotto. Oh, sì, lo senti, eh? Fuck off. Vabbè. L'idea di base c'era. Buoni. Arrivo. Non è vero. Lasciamo perdere. Uno. Ehi. No. Guardali, guardali, guardali. Cioè, per cosa mi dovrei preparare per le ondate? Oh. Dov'è la prossima? Dov'è? Giù di qua. Andiamo, corri. Corri, corri, voglio. Corri, corri, voglio. Questa è più lunga, questa dura un bel po'. Questi sono 3 minuti di prova. Ok. Cosa abbiamo qua? Piccioni. Piccioni e... A parte i piccioni scarsi. Ok. Spazzini. Spazzini scarsi anche loro. Questo volendo. Dov'è? Orca miseria dietro. Ladri. I don't see anything. Ho perso. Uscita dalle sfide. No, che uscita? Non sto uscendo. Fuori. Pensavo di aver finito il tempo. Io teoricamente posso sparare da qua sopra. Bim! Questo è bello, ho perso comunque. Mannaggia. Questa era fattibilissima, raga. Forse, dipende quanto c'ho adesso. Ce n'è un'altra? Sì. Razziatore. Ok, no, questa allora è più complicata del previsto.
Guardalo, guardalo, guardalo. Devo far fuori quello. Fuck. Piano, nemico razziatore, un attimo. Ok. Buono. Se il razziatore è l'ultimo è fattibile. Cioè, oddio. Ci ho messo più del previsto, eh. Cioè, prepararsi questi attacchi, sì, è un po' complicato. Più che altro perché non so da dove arrivano. Però tipo il razziatore, già magari dici, lo faccio saltare con le trappole. Posso che stare sopra un ramo a sparare freccette. Anche perché tipo una volta che gli hai tolto il robo, cosa fa? Diventa uno spreco di frecce. Cinque minuti. Dove va? Si lancia? E insomma, non è che sia andata molto bene. Si poteva fare sicuramente molto meglio. Il problema è che è stata spiegata male. Te la spiegano male perché ti dicono, ah no, ma devi prepararti alle ondate. Ma sei te che devi andare all'ondata. Non è che sono loro che arrivano. Quindi magari ti dice, ok, ondata 1, da questa porta arrivano i tizi. Un po' un tower defense classico. Che te pensi? No, non lo è. Congela tutto. La terra. Non lo è. L'aria. Io. È una. È una spiegazione fatta male, vecchia. Me l'hai spiegata male. È la prima volta che ci provi e ottieni il secondo posto. Sì. In pochi ci sono riusciti. Me lo spiegavi meglio. Bene. Questa la rifarò. Fammi vedere quest'altra. È la battaglia più pericolosa dei canti di neve. Non tutti la superano. Solo uno può provarci. In che senso uno? Ah. Ah, non posso farla. Solo uno può provarci, nel senso il capo tribù. Vabbè, allora vado a rifar questa. Fatto esplodere completamente. Si può fare. Si può fare. Tanto al primo tentativo è difficile da fare, però. Per me è quello. Perché non è in punto di ingresso dei nemici. Al secondo già sai da dove arrivano. Quindi lì puoi dire, ok, ma arriva da quella parte, posso preparare una sorpresina. Infatti io adesso gli ho buttato 5 corde esplosive, come cacchio si chiamano, le trappole esplosive. Grazie al cacchio che le ammazzi. Cioè, sai che per l'appunto arriva da quella parte. La prima volta non lo sai. È troppo complicato la prima. È spiegato male. Perché sto recuperando vita? Vabbè. Sto recuperando vita, raga. Non so se lo vedete. Non ho usato nessuna pozione. Quindi, boh. Vabbè. Così hai spodestato un grande capotribù. Chiunque verrà non dubiterà del tuo valore, se glielo dirò io. Questa sfida è l'ordalia più pericolosa dei canti di neve. Non posso ancora farla, quella. È tutto. Va bene, quello che ho per ora. Tornerò. Quando ne avrai di più, torna. Tornerò, probabilmente devo tornarci quando ho combattuto il capotribù e sono diventato capotribù. Non so perché devo diventare capotribù, che ancora non l'ho capito quella roba. Che aveva detto, no, no, ma io non divento capotribù. E invece, quanto pare. Ok, possiamo riprendere e andare probabilmente verso la sopravvissuta. Io non credo che qua ci sia. No, questo tra l'altro fa parte del terreno di caccia, quindi qua non c'è niente di sicuro. Possiamo passare per di qua. E andiamo a prendere quel falò lì. E nel mentre andiamo avanti verso l'ammazzo. Ah, cacchio, non ho più vita. Ok, questa è una brutta cosa. Questa è una brutta cosa. Ah, non era tipo Zelda che dovevo passare in mezzo alle rocce per far uscire qualcosa, no? Ah, non funziona praticamente così? Ah, ok, scusate. Ho inteso male allora, credo. Sorry.
Ah, cerchiamo di andare giù come le persone normali. Persone civili. Aloy, sei una civile? No. No. Questo assolutamente no. Io dubito. Bravissima. Oh. Mi ci voleva molto? Ok. Dunque, andiamo a prendere quel falò. Stavo guardando di magari prendere anche qualche blu bagliore se ce l'avevamo, cioè qualche animale per prendere la mappa dei blu bagliori, perché li voglio. Cioè non so se sono dei blu bagliori che tipo quello ti dice, perché la mappa gli diceva dove trovare, cioè la locazione di dove trovare alcuni blu bagliori. E io non vorrei che fossero, non credo siano blu bagliori selvatici. O forse era tipo il blu bagliore che c'era anche l'altra volta, che poi in realtà rivedendolo era praticamente attaccato a uno spazzino, o comunque una bestia. Era attaccato a una macchina. Oh, mastino. Buonasera. Aspetta, che zona è questa? Allora, lì c'è un qualcosa. Il mastino, raga. Quelli sono dei cornaguzze, ok. Ah, di. Io il mastino vorrei anche farlo. Tanto lo ribecchiamo dopo, sicuro. Però volendo potremmo andare. Non c'ho neanche le cure. No, facciamo che aspetto un attimo le cure. Aspettiamo un attimo le cure, intanto andiamo avanti qua. Quando avrò le cure a disposizione, ci proviamo. Poi che magari non le utilizzo è un altro conto, però preferisco aspettare un attimo. Ah, questo, in teoria, siamo già nel territorio. Ah, Uno dall'altro. dei Ho cacciatori. trovato uno dei cacciatori? Oh, è qua sotto? Sei là sotto, amico? Vuoi una mano? Ah, è là, è. È là. Devo dargli una mano. Se è quello. Perché in teoria sono due. Noi stiamo cercando due tizi. Ovviamente finiva male. Buonasera. Oh, qua ce n'è un altro. Giù terra. Cornaguzze, cacchio, se sei incastrato coi cornaguzze però. Io capisco tutto, ma coi cornaguzze non puoi incastrarti, dai. Ok. Posto? Sono entrambi loro? O era uno solo e erano divisi? A meno che Una non fo. straniera. Sono due bambini, ma non credo. Beh, chi mai si unirebbe a No, mi sa quelle che era mie una nel sola. percorso? E quale percorso sarebbe? Lontano dalle tradizioni. Lontano dal Werak. Non è. Spazzino. No. Oh no, uno spazzino! Ma ne ho più bisogno io. Mi hanno detto che i Banuk non vogliono aiuto. È vero? Loro no. Io sì. Come facciamo a uccidere uno spazzino? Oh mio Dio! È un peccato sta roba, eh? Cioè, mettere gli spazzini davvero a sto punto del gioco è ridicolo. Letteralmente, cioè, hai talmente tanti animali, macchine comunque varie da poter mettere. Sicuramente non mi metti qualcosa tipo lo spezzarocce. Oh no, li smerigli. Oh. Perché no? Perché non mettergli smerigli, certo. Fuck. Forza. Abbandona quel robo. Porca vacca, l'unica cosa che non devi mettere. Oh, buono. Mazza, ma due colpi voi? Che poi, una cosa che stavo pensando, ma quando la gente muore in sto gioco,
Perché comunque ci sono stati dei casi in cui abbiamo trovato dei tizi che dovevamo aiutare morti, no? Cioè c'è stato il... è successo. A chi è quello? Piano. Ci sono stati dei casi in cui sono morti dei tizi NPC. Ma in quel caso se mi muore tipo questa, in sto combattimento, io non faccio niente. Sto qua non fa niente. La guardo. Che succede? Ho perso? Perdo la missione? Cosa molto probabile. Sì, sta roba è spazzina. Combatti bene. Sono Ikri. Grazie. Sono Aloy. So che ai denti bianchi mancano due cacciatori. Avresti potuto andartene quando volevi, quindi sono rimasta per... Maelen. Si è rotta la gamba sul ghiaccio. E dov'è adesso? Ho atteso restando vigile, ma deve tornare al Werak prima che se ne vadano. E dov'è? Conosci bene questa Maelen? Fin da quando eravamo bambine. Da sempre. In una prova per dimostrare il nostro valore. È stata la mia debolezza. È stata fortunata per questa tua debolezza. Lei non la vede così. Infatti. Maelen non vuole. Sarà orgogliosa anche lei. Per via delle regole della prova. Sei piuttosto sveglia. Sono abituata alle cose che mi erano proibite. Non lo permetterà. Non vuole né le erbe né il cibo che ho trovato. Solo quello che riesce a recuperare da sola. Mi che sarebbe delle regole. Ma hai imparato a non farmi avvicinare. Unirti ai denti bianchi è così importante per te. È uno dei più grandi Werak di Banur. Non ne sono rimasti molti. Seguivo sempre Maelen. Io ero la sua ombra nella neve e lei era la mia. Entrare nei denti bianchi era tutto per lei. C'è un botto di lentiggini. Che dovrebbe dimostrare questa ormai. Mai visto così tante lentiggini. Che abbiamo la forza dei nostri antenati. Che possiamo sopravvivere come loro. Cercarono una terra, ma una bufera li intrappolò in questo ghiacciaio. 4 giorni, 4 notti. La tempesta passata, i rimasti videro un collo lungo che li condusse a Banur. Beh, questo è quello che mi hanno raccontato. Allora riportiamola al Werak. Ok, ho fatto una stecca. Medicine per il dolore, ma non le accetterà di buon grado. La sopravvivenza. La legge tribale non deve allontanarci da chi abbiamo a cuore. Anche se lei ha più a cuore la legge. Vabbè, ma riproverà. Cioè, non lo so. Fossi in statizia, magari direi, ok, guarda. Questa missione comunque l'ho. Sono riuscito a sopravvivere, ma l'ho fallita. La rifaccio. La rifarò. Dov'è che devo andare? Qua giù? Ovviamente, nel casino più totale. Ma vuoi che non sia laggiù? Niente, semplicemente dici la rifarò. Adesso non sono in forma, non sono pronta, magari. E boh. Cioè, non è che devi dire, cacchio, no, adesso muoio. No, io ho bisogno di recuperare un po' di vita, comunque. Mi interesserebbero quei funghi che avevamo trovato nel bunker, nell'hangar, scusate, del... È lì che andiamo, il flusso gelido del padre dei ghiacci. Si prende del rombo di tuono. Non se lo evitiamo. Perché davano un sacco di vita quelle robe lì. Cioè, questo è 12%, 19%, quell'altro dava 60%. Gli appigli si sono scongelati. Guarda che mi sta ricaricando un casino comunque anche qua, Battaglina, qua ci sta. Magari un giro artigli. È svenuto un'altra volta. Insieme possiamo eliminare le macchine prima che la raggiungano. Sì, beh, piccioni. Ah, è là un'altra sotto. Un'altra tradizione infranta. Fidati di me. Più lo fai, più ti viene facile. Vabbè, ascolta, io non c'ho voglia. Non ho proprio voglia di trovare da dire. Anzi, ci vado anche con questo, toh. Spazzini! In quest'aria l'odore di metallo è ovunque. Cacchio, no, gli spazzini! E adesso come facciamo?
Allora, prima i longipedi, che sono quelli che rompono più le balle. Oh, il lanciatone è bello. Cioè, ci ammazzi le macchine, che è una meraviglia. Ascolta, non mi devi toccare. Vai giù. Buono. Vedi, il problema del lanciatone è che il primo colpo è lento. Oh. Ehi, vai. Però è bello. Ok. Sarà molto dura, Aloy. Cosa? Sono morti? Ah, no, forse ce n'è ancora uno. Qualcuno è rimasto in vita. Dai, mandalo qua. Oh, cacchio! È un mastino? Ah, io l'ho detto che c'era il mastino comunque. Bene. Bene. Occhio! Non me lo ricordo più, raga. Non mi ricordo più come funziona. Lo avevamo battuto ai tempi, adesso non lo ricordo più. Quasi. Mi ricordavo delle fiamme, ma non mi ricordo più come funziona. Forse se li spacco quel pezzo magari succede qualcosa. Ok, l'ho elettrizzato. Ok. Con calma. Non è difficile, dai, non è difficile. Piano. Volevo fare un attimo un qualcosa. Via, via. Ok, le prese. Dai, le bombe. Sì. Quindi giusto per variare un po'. Che poi mi sa che comunque le sente di meno, eh. Bello. Che è morto. Oh, si expa comunque, che è una meraviglia qua sopra, raga. Cioè, 11.000 a mastino. Cioè, prendi un sacco di expa qua sopra. Se non sbaglio, anche stavo guardando, ho preso 5.000 per il longipede. Cioè, io non so se questa... Perché comunque sono più forti. Cioè, sono di livello più alto, quindi... ha anche senso. E non sono difficili da ammazzare. Lo sento alla febbre, e con questo freddo non avrebbe dovuto far peso sulla gamba. Ehi, ti sento. Stavo per dire, se è svenuta, la portiamo a casa ed è finita lì. Questa straniera l'hai portata tu, Ikri. Pensi che sia andata fin da Inora per trovare una lancia da mettere fra di noi? Effettivamente. Ti ho detto che l'Ordalia è mia e solo mia. Io ce la farò. Che cosa preferisci salvare, Mylan? La gamba o l'orgoglio? L'orgoglio. Perché credo tu debba fare una scelta. Finiscila. Troppo orgogliosa per dire orgoglio, effettivamente, sì. So che cosa pensi di me. Ma ho giurato che saresti entrata nei denti bianchi. E lo farai. Tornerò indietro. Da sola. Io credo sia finita qua comunque il mastino. No. Poteva essere tosto. Devo farcela. Ti prego, lasciala. Infatti anch'io ho fatto proprio così. Vai, vai. Spero che un giorno mi perdonerai.
quando sarà diventata. Non ho mai accettato il tuo aiuto. È all'URH che dovresti chiedere perdono. Non mi importava dell'URH. Lei lo capirà. Le hai salvato la vita. Tu non conosci bene i Banook, Aloy. Abbiamo molti modi per esprimere risentimento. E solo uno per accettare delle scuse. Seguirò la mia strada. L'hanno abbandonata. Non è il mio posto. E non lo è nemmeno Ikri. Troverò una crepa nel ghiacciaio e vi urlerò dentro il mio dolore. Sento un qualcosa. Il ghiaccio lo custodirà. Cosa dirò agli altri? Al-Warak, sono morta. Mentre lei ce l'ha fatta. Va bene. Sentivo tipo uno scricchiolio strano, come se fosse una specie di ringhio. Sentite? Però, cioè, proprio come il ghiaccio che si scrocchia, no? Però è proprio il ghiaccio che si scrocchia. Ah, il lanciamine, è vero, cacchia, c'è anche il lanciamine del robo. Oh, io tutta sta roba la piglio. Ah, qua, no, questa no, questa non mi interessa. Ah, no, invece sì. No, questo no, no. Scusa, cos'è? Salvi rama medicinale fresca. Ah, questa non l'avevo vista. Ecco, la pirola dice no. Si assomigliano un po' tutte. Però io voglio queste qua mediche. 60%. Oh, queste io voglio. Dammi qua, no, la pirola dice. Boom. E ok, un'altra fatta. Questa cos'è? Ah, devo parlare col capo tribù di Bien. Ok. Però magari facciamo che tipo arriviamo qua. Allora, prima di lanciarci giù di sotto che ci muoio, sicuro. Nel 90% dei casi. Cerchiamo un modo di arrivare a quel falò laggiù. Voglio arrivare a quel falò che c'è giù. Ma cacchio, dove passo? Dove devo passare? Ce la facciamo senza schiantarci? Che dice Aloy? C'è neanche un coso per scendere. Voglio arrivare al falò laggiù. Così salviamo almeno la posizione e poi ci andiamo velocemente. Cioè torniamo indietro dal tizio. In che senso? In che senso? Scusa un attimo, come è successo? Mi sono appoggiato un attimo sulla roccia. No, mi ha fatto... No, ma che palle. Ah, con molta calma, no, va bene. Ho capito che non posso passare da quella parte lì. Scusa anche se ci ho provato minimamente. Giuro, non lo faccio più. Giuro. Ah, mi è andata bene perché comunque mi sono ricaricato più di prima. Perché adesso c'ho un robo pieno lì. Ma qua l'abbiamo trovata. Giusto? Qua abbiamo trovato la tizia. Allora adesso andiamo a sinistra. Che se continuiamo di là andiamo dove c'era il mastino. E adesso non ci voglio di farlo. Oh, vedi qua come si scende bene. Easy, tranquillo. Ottimo. Ci sono veramente pochi nemici comunque in giro, eh. Cioè qua potevano mettermi in qualcuno. Sto per dire una follia, ma anche degli smerigli, sì. Però dai, da riempirci un po' le zone. Un minimo. Anche se il sentiero è quello. Oh, ecco il mastino, vedi? Alla fine l'abbiamo rivisto comunque. Con molta calma. Senza farci sgamare. Andiamo a prendere quel falò. Che poi continuiamo da quella parte.